tesori e tesorie. Dopo tantissimo tempo riesco a realizzare il tanto atteso video che vi avevo promesso, Uncinettoso. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti del mio canale e vi invito a seguire tutto il video tutorial perché alla fine di questo video ci sarà una sorpresa proprio per tutti voi. Un bacio grande, alla prossima. Ciao tesori e tesori. Vi mostro come realizzare una borsetta creata di mia fantasia, uno schema di mia fantasia e non so se vi ricordate il quadrato uncinettoso che avevo fatto e finalmente ho realizzato qualcosa con questo quadrato. E una volta che abbiamo realizzato i due lati del quadrato, uncinettoso appunto olivetta, qui lo vedete gigante il lavoro perché sto utilizzando un filato molto grande, molto spesso, con l'uncinetto numero 5, quindi risulta molto più grande, più largo il lavoro, però con un filato più sottile viene molto piccolina la borsetta che ho creato. E ho realizzato questo manico che spero che si vede. Tutto molto semplice il lavoro, tutto appunto olivetta. Una volta che abbiamo realizzato i due lati del quadrato, non dobbiamo assolutamente tagliare il filo perché dobbiamo fare la parte sopra che io adesso vi mostro come realizzarla e realizzeremo anche l'unione delle due parti della borsa in modo che vi faccio vedere come faccio io e spero anche che vi sia di ispirazione. Arrivati alla parte finale della riga del quadrato, che adesso vi faccio vedere, la lavorazione, l'ultima riga del quadrato, speriamo che metta a fuoco, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo soltanto 5 punti olivetta. Per lavorare il punto olivetta è molto semplice, dobbiamo lavorare una maglia mezza alta. E nella stessa maglia facciamo una seconda maglia mezza alta e andiamo a chiuderla insieme. Io con questo filato mi sto veramente impicciando. Ve lo faccio rivedere perché mi impiccio molto con questo filato che è talmente spesso. Facciamo una maglia mezza alta che non andiamo a chiudere nella stessa maglia, facciamo una seconda maglia mezza alta che andiamo a chiudere insieme. Ecco qui. Ce l'ho fatta. Scusate la tosse. Proseguiamo. Un'altra volta vi faccio vedere. Una maglia mezza alta che non vado a chiudere. Una seconda maglia mezza alta che vado a chiudere insieme. E così ripetiamo fino a fare 5 punti olivetta. Fatti i 5 punti olivetta, dobbiamo proseguire per la realizzazione del manico. Dobbiamo realizzare la parte centrale, il manico. Per realizzare il manico dobbiamo fare 12 catenelle. Iniziamo con la prima. Realizzate le 12 catenelle, dobbiamo contare 5 punti che adesso vi mostro meglio. Partiamo da qui, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo punto qui andiamo a bloccare la catenella per fare la parte del manico, sempre appunto olivetta. Bloccata la parte centrale che è il manico, ci troviamo con questo primo punto olivetta. Adesso dobbiamo fare altri 4 punti olivetta. Vi faccio rivedere come si lavora il punto olivetta. Lavoriamo una maglia mezza alta che non andiamo a chiudere e nella stessa maglia facciamo una seconda maglia mezza alta che andiamo a chiudere. Proseguiamo così con realizzare altri 3 punti olivetta. Dobbiamo fare un totale di 5 punti olivetta, come da quest'altra parte. Come vedete, si sta formando il manico. Realizzati gli altri 5 punti olivetta, eccoli qui. Qui il centrale abbiamo il manico e qui abbiamo altri 5 punti. Ci dobbiamo trovare in questo modo. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Ok, dobbiamo fare invece di 5 4 punti olivetta. Per fare il punto olivetta ve lo faccio rivedere di nuovo. Faccio una maglia mezza alta che non vado a chiudere e nella stessa maglia faccio una seconda maglia mezza alta che vado a chiudere insieme. Ed ecco il punto olivetta. Proseguiamo così per gli altri 3.
Fatto i 4 punti olivetta, adesso lavoro sulla catenella centrale, che è la parte del manico, e lavoro a maglia mezz'alta, quindi nessun punto olivetta, semplicemente vado a ricoprire tutta la parte della catenella aiutandomi a tirare giù le maglie in questo modo. Adesso vi faccio rivedere. Lavoro a maglia mezz'alta in questo modo e piano piano tiro giù le maglie fino a completare tutta la parte della catenella centrale in modo da ricoprirla. Una volta completata la copertura della catenella centrale, come potete vedere, otteniamo questo manico. E adesso dobbiamo lavorare 4 punti olivetta, gli ultimi punti che abbiamo fatto come inizio, come dall'inizio. Quindi lavoriamo una maglia mezz'alta che non andiamo a chiudere, una seconda maglia mezz'alta nella stessa maglia che andiamo a chiudere insieme in questo modo e proseguiamo così. Completata la lavorazione, ci troviamo con la parte centrale del manico e i due lati. Andiamo a fare l'ultimo passaggio per la borsina. Faccio una catenella. Io preferisco dare rifinitura al lavoro, però se a voi non piace, non siete obbligati a farlo, nel senso fate una cosa che vi piace. Per rifinire il lavoro faccio la lavorazione della maglia bassissima in questo modo, che però mi sto impicciando con questo filato benissimo. Vi faccio rivedere, sempre se non mi impiccio è andata. Facciamo così fino ad arrivare a quest'altra parte della fine del manico, senza fare tutto il quadrato, mi raccomando. Una volta fatta la rifinitura, tagliate il filo, perché in questo caso la seconda parte, il filo lo potete tagliare anche se è sempre un pochino lungo, in modo che poi potete finire le ultime rifiniture. Ma per la seconda parte della borsetta lo potete tranquillamente tagliare, perché non vi servirà come cucitura, mentre quando facciamo la prima parte, che in questo caso quest'altra parte qui, vi consiglio di non tagliare il filo, perché ci servirà per unire le due borsette. Dobbiamo unire i due lati della borsetta. Una volta completati i due lati, dobbiamo io faccio all'uncinetto, però se lo volete fare con l'ago, che siete bravi a cucire, fatelo tranquillamente, io mi trovo comoda con l'uncinetto. Dobbiamo cucire sia i lati della borsetta sia la parte della chiusura in basso, in modo che poi abbiamo la nostra borsetta pronta. Io chiudo il lavoro per unire le due parti con la maglia bassissima, quindi punto l'uncinetto nella seconda maglia, estraggo una maglia, la prima già l'ho lavorata, e lavoro a maglia bassissima, spero che metta a fuoco. Metti a fuoco, vi faccio rivedere, così andiamo a completare il lavoro e una volta completato poi lo andiamo a girare. Ecco qui. Chiudiamo maglia bassissima. Lo so che io lavoro l'uncinetto in un modo un po' bizzarro, non ci dovete fare caso, sono mancina e questo è quello che porto il mio lavoro. Ecco qui. Proseguiamo così. Questo è il lavoro completato. Una volta che abbiamo unito le due parti, dobbiamo girare il lavoro e non vi ho fatto vedere come girare il lavoro perché è una cosa molto semplice. E c'è una novità con la chiusura di questo video. Sì, c'è una novità che io spero che questa borsina vi piace. E adesso ve la faccio vedere anche all'interno, che adesso la vedete vuota, ma vuota non sarà. La prima persona che ha piacere, perché non è che siete obbligati, ci mancherebbe altro. La prima persona che ha piacere di lasciare un commento sotto questo mio video, la prima solo perché non mi è possibile tutti, riceverà in regalo un pensierino di questa borsina, che all'interno ci saranno delle piccosine carine carine che io ho intenzione di mettere all'interno della borsina. Perché faccio questo? Un giveaway non lo posso fare, non so neanche se l'ho pronunciato bene, farò ridere perché veramente faccio ridere. Non lo posso fare, e un concorso non lo posso fare. Sono arrivata a 957 iscritti e io non so come ringraziarvi, veramente premierei tutti, mi dovete credere, anche se non mi è possibile. Allora ho pensato,
chi mi deve proibire, se mi viene lasciato un commento sotto questo video, di donare di mia spontanea volontà un pensierino? Penso nessuno, cioè non penso che sia una cosa che non si può fare. E allora un primo commento, che avete piacere, scrivete quello che volete, per me è un piacere leggere i vostri commenti. Sotto questo video, il primo commento, io manderò questa borsina in regalo e all'interno ci metterò tante cosine carine. Poi mi fate sapere se siete persone creative o non creative, in modo che posso mettere all'interno della borsina qualcosa che è giusto e adatto alla vostra persona. Vi mando un bacio, alla prossima. Ciao tesori e tesorie, ciao!